30 miliardi in soli 4 mesi è il deficit energetico che ha accumulato il nostro paese a fine aprile ed è il dato che ha comunicato Istat nella statistica flash sul commercio estero pubblicata questa settimana. È il risultato dei prezzi alle stelle di petrolio e gas e ha un risultato che ha portato il disavanzo commerciale complessivo a 8,5 miliardi ad aprile contro i 15,5 miliardi di avanzo che avevamo l'anno scorso. Ma l'anno scorso non c'era la guerra, c'era un PIL in piena ripresa e la fiducia di consumatori e imprese a loro volta era in crescita. Questa settimana abbiamo pubblicato i dati anche su questi due indicatori, la fiducia, e la fiducia delle imprese è tornata ai livelli di febbraio, quella dei consumatori in calo da 4 mesi consecutivi ha appena segnato un rimbalzo, ma le prospettive restano incerte per l'uso dei risparmi accumulati. Anche dal punto di vista della demografia il bilancio non è esaltante, nei primi 3 mesi dell'anno sono nati 91.000 bambini, furono 95.000 nel primo trimestre dell'anno scorso, ma restiamo sotto i 100.000 nati nei primi 3 mesi dell'anno che erano i livelli, pur nel calo demografico in corso, prima della pandemia.